seconda puntata dedicata al concetto di materialismo. Ora, il materialista è colui che ha distanziato il sé, è colui che non vuole sviluppare la propria individualità, perché è colui che ha paura del limite stesso. Ora, nel limite, nel senso del confine, ha cercato di trovare una sorta di sicurezza. Una sicurezza che gli viene fondamentalmente dalla paura stessa del limite, cioè dalla paura del limite massimo che può avere un individuo, la paura della morte. Si circonda di forme morte, cioè forme i cui significati sono evaporati, sono andati via, si sono dispersi ed è rimasta soltanto una costruzione. A quel punto succede che non si possono rompere quegli schemi, non si possono rompere per quelle forme, perché il materialista si è identificato con quella zona di comfort e con quelle forme e con quelle regole stereotipate e condivise. Rompendo la sua collezione soffrirebbe enormemente perché non troverebbe più se stesso. Non avrebbe nemmeno la possibilità di trovare se stesso proprio perché non l'ho mai cercato. E quindi si attaccherebbe ad un'altra zona di comfort con altre regole condivise e andrebbe sempre alla ricerca di un sussidio di condivisione di quelle stesse regole. Un sussidio che gli porterà a placare quel senso di solitudine che prova dentro di sé proprio perché dentro di sé non c'è più il sé. Perché questa visione materialistica è da un certo punto di vista anti-evolutiva? Perché l'esperienza che fa l'essere umano, cioè la capacità dell'essere umano di entrare in un mondo definito dallo spazio-tempo e di esperienzializzare il senso del limite, pur non essendo fondamentalmente limitato, è un'esperienza che l'uomo deve fare, perché solo facendo l'esperienza della morte può comprendere fondamentalmente chi è davvero, cioè la sua individualità. Il principio di individuazione si sviluppa nella propria psiche e quindi si comprende la diversità tra i diversi esseri umani che interagiscono dal punto di vista relazionale. Ma dal punto di vista psichico ognuno è un universo a sé, unico e molto molto importante, perché quell'universo contiene, anzi è la vita. Ci troviamo in una condizione in cui il materialista si circonda di oggetti privi di significato. Ora, proprio perché ha paura della morte, si circonda di cose morte. È come se volesse, da un certo punto di vista, esorcizzare la sua stessa paura, collezionando tutta una serie di paure, di forme, di limiti e di confini, circondandosi, accerchiandosi in modo tale da sentirsi sempre più dominante di quella paura. Il problema è che quella paura è generata dentro di sé, non con una percezione esterna, cioè una percezione formale, una percezione della proiezione. Quindi succede che queste persone collezionano parti della proiezione e sostanzialmente in mano hanno soltanto l'illusione di aver vissuto. Ciao, al prossimo post!